Bentrovati amici di In Piazza. Oggi un'apertura davvero particolare. Il nostro format di satira ecologista Verde di Rabbia a cura di Valentina Di Carlo si è aggiudicato, pensate un po', il primo premio nella sezione informazione dell'Oscar TV Mille Canali. E voilà! Tanti auguri, capo. Grazie, grazie, grazie a tutti. Ragazzi, venite, venite qui in campo. Il premio chiaramente meritatissimo lo dedico al gruppo dei Verde di Rabbia, che sono un gruppo di ostinati personaggi televisivi che da anni calcano il territorio barese della provincia, facendone rispettare i diritti e quant'altro. Ora ve li presento, ve li ripresento, perché chiaramente li conoscete benissimo uno per uno. Abbiamo Alessandra Nenna nella sua Miss quotidiana, lei realmente invece veste i panni di Ortica, oggi non verde ma sempre pungente e velenosa. Poi abbiamo, lo riconoscete così vestito? Penso proprio di sì, Riccardo Sillavato nei panni di Del Sedano, il famoso Watch che ha dato fastidio dall'inizio della trasmissione. Ricordo i primi passi mossi in quel della Statale 100 dove ancora i camionisti ci sfottano, però adesso ci rispettano, ci salutano e tanti ci hanno anche chiesto grazie, anzi chiesto, ci hanno detto grazie per quello che abbiamo fatto per la città e diciamo per la provincia. Pensate un po', la tutina verde è sempre la stessa del 2002, anzi mantieni l'Oscar che pesa 6 kg. Poi abbiamo una new entry del format Verde di Rabbia, Mr. Wolf, lui è Giuliano Marino, racconta un po' il tuo personaggio. Io cerco di risolvere problemi, non sempre ci riesco, però cerco di risolverli nel modo più... I problemi li risolvi tutti, sì, sono i modi che lasciano un po' a desiderare. L'importante è risolvere i problemi. E poi una coppia strepitosa, anche loro sono vestiti in borghese quest'oggi, loro sono Dario Mangieri e Roberto Maggio nel... Noi siamo i due spazzini. Peppino e Savino. E noi spaziamo, ricicliamo... Cerchiamo di tenere pulita la città. Bene. Bene, questo è una parte del gruppo dei Verde di Rabbia. Il gruppo si forma anche, è composto anche da Silvia Dipinto, ovvero qual è il nome di Silvia Dipinto? Verdiana. Il personaggio? Verdiana. Verdiana. Momento, un déjà vu. Poi abbiamo il DJ Dirti, Claudio Procaccio. Poi abbiamo Gianluigi Tattoli, Mr. Green. Poi abbiamo Francesca Russi. E chi abbiamo dimenticato? Ah sì, Zona Franca. E poi Mangia Mangia, non dimentichiamo Giuliano Giuliani. E soprattutto la mano attenta e vigile del nostro uomo tuttofare, un uomo che è dietro la camera, un uomo che è dietro ciascuno di voi, un uomo che è bravissimo nella post-produzione, in gamba anche nella realizzazione registica del format, Massimo Quercia, che anche adesso è dietro la camera. Bene, dopo questa breve autocelebrativa, questa apertura, iniziamo la trasmissione di In Piazza.